Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qui è il vostro negozio e benvenuti su questo nuovo video sul mio canale. Attenzione, perché il nostro Ronaldo Junior nella vita reale da bambino è tornato più forte che mai. Perché, vedete, perché mi sta dicendo che è tornato più forte che mai? Perché attenzione ragazzi, come avete anche detto dal titolo, quest'oggi Ronaldo Junior si rimetterà in gioco con le sue pazzie. Anche perché tra poco, penso ragazzi, che Ronaldo Junior non potrà più fare, perché non si sa se si sposerà veramente con Jasmine o è stata tutta una finta quel lavoro lì. Comunque, Ronaldo Junior ragazzi, quest'oggi con Fedez, perché mo vedrete e capirete anche il perché, ci sarà una situazione che creerà un'altra situazione, in modo tale da creare un'altra situazione a favore di Ronaldo Junior per dare sfogo alla sua violenza. E poi tra l'altro, no, in molti di voi mi hanno scritto ogni tanto nei commenti su Facebook, Instagram, anche su YouTube, che fine avesse fatto il Ronaldo Junior, quello bello, macio, cattivo che fa ste cose. Voi lo volevate ragazzi? Avete sbagliato a farlo tornare e qualcuno qui ne pagherà le conseguenze. Per cui ragazzi, mi raccomando, partiamo con un bel like a bomba, iscrivetevi al canale. Vi ricordo che a fine video io e Ronaldo Junior salutiamo le ultime 5 notifiche di Instagram. Per cui il mio Instagram lo trovate qui in descrizione, basta che cercate @RealAnthony e vi saluto alla fine del video. Quindi mi raccomando, ricordatevi. Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con il nostro Ronaldo Junior, la bomba con la sua nuova felpa Supreme, che ne ha un botto, sinceramente. E Ronaldo Junior ragazzi ci tiene anche a dirvi: non comprate le felpe Supreme false nella realtà, perché quelle vere sono quelle con il box logo piccolino. Poi ci sono altri dettagli, sì che ci sono anche quelle false fatte bene, però non comprate quelle con la scritta gigante, perché anche Ronaldo Junior dice che non si fa. Fate come me, che ragazzi, che io sapete che ne ho alcune qui nel mio armadio proprio accanto a me, che sono tutte originali. Quindi non comprate robe false, perché poi pure Ronaldo Junior si incazza. Va bene, allora questo giro qui che voglio farmi una passeggiata, sinceramente avevo un appuntamento con Albert al parco, sono le 14:17, ho mangiato, sono uscito il prima possibile. Tanto che ragazzi, andare fino al parco che si trova fine qua, cioè devo fare un'ammazzata, cioè quanti chilometri devo fare a piedi? Non me lo dice, però penso che almeno un chilometro o due li devo fare. Quindi siccome non mi va ragazzi, a questo punto gli dico a lui di venire qua, perché comunque è il tempo, è bello, è un po' freschetto, ci sono 19 gradi per essere l'ora di pranzo più o meno. E quindi ragazzi, mi ho deciso di mettermi di nuovo la felpa. E oh, guarda, c'è un po' Fedez. Oh ragazzi, sono Fedez, Chiara e J-Ax. Che sta succedendo qui? C'è un poliziotto? No, io non dovrei avere molta simpatia con i poliziotti ragazzi dopo le cose che abbiamo fatto. Però stiamo a vedere che succede. Allora, che cosa sta succedendo? Perché Fedez si chiama... Oddio! No! Raga, mi sta piangendo il cuore. Mi sta piangendo il cuore. Cosa? No, Fede, chi è stato? Fedez forse non mi caga nemmeno. Oh mio Dio, ragazzi, ma questo è un professionista. E per dirlo Ronaldo Junior, che lui le fa queste cose. Quadrupla, triplice, non so, quintupla ammaccatura fatta con mazza da baseball, piede di porco, non so, qualsiasi cosa. Finestrino rotto, proprio con lanciato un sasso. Cioè, guardate, il finestrino proprio crepato, irrecuperabile. E ammaccature pesanti. Fedez, che è successo? Fedez si sta disperando un bot, raga, e c'ha ragione. Oh mio Dio. Allora, vediamo se riesco a sentire un po' che sta dicendo J-Ax al poliziotto. J-Ax sta dicendo che dovevano andare da una parte, Fedez aveva lasciato la macchina fuori. E quindi che è successo? È successo che sono scesi, hanno trovato la bella sorpresa, la macchina totalmente ammaccata, il finestrino totalmente rotto, e hanno fatto questa denuncia. Tanto che il poliziotto giustamente sta dicendo che, non sapendo chi è stato, non possono denunciare a vuoto così. Perché anche a me è successa, cioè io ho fatto cose peggiori in realtà. Vabbè dai, aspettiamo ragazzi, sta un po' disperato, non so che deve fare. Mi dispiace anche per lui. Senti Fedez, facciamo così, vieni con me, parlane di là. Ciao, dai. Fedez sta spiegando che dovevano andare da una parte, insomma stessa cosa che ha detto J-Ax. Si è ritrovata la macchina completamente sfasciata e mi sta dicendo che pensa di avere dei sospetti su Sfera e Basta, perché loro si odiano praticamente, cioè proprio non si possono vedere. E quindi Fedez sta pensando, questo lo pensa anche Chiara, perché
ripeto, noi siamo ovviamente Fedez e Chiara, si parlano, no? Ronaldo Junior sta dicendo che potrebbe essere proprio, insomma, i due stanno discutendo sulle cose che siano probabili e improbabili. E ragazzi, a quanto pare Fedez pensa che Sfera Ebbasta sia stato colui che gli abbia sfasciato la macchina, e Ronaldo Junior pensa che ci potrebbe stare, perché ragazzi, anche nella realtà non si possono vedere per niente, per cui direi che ci potrebbe stare lo sgarro da parte di Sfera Ebbasta a Fedez per rovinargli la macchina. Ok, Ronaldo Junior sta dicendo a Fedez che noi a Los Santos, ragazzi, abbiamo cometi tutti i colori. Che tu ci creda o no, Fedez, noi abbiamo rubato macchine, bruciato auto, fatto a botte con i poliziotti, scappato con la Lamborghini della polizia. Abbiamo fatto di tutto. Fedez alza le mani come a dire: ma io non ci credo, non è possibile. Invece sì, devi crederci. Per cui adesso io e Ronaldo Junior ti proponiamo: troviamo Sfera Ebbasta, facciamogliela pagare e da veri mafiosi come i vecchi tempi incendiamogli la macchina, o meglio la Lamborghini, perché sicuramente avrà una Lamborghini, quella con la striscia italiana. Me la ricordo, ragazzi, me la ricordo quella. Sembra che non ci crede, è come dargli torto, però dice che Fedez vuole fargliela pagare, quindi direi che è fatta, signori. Adesso ci mettiamo a lavoro, cioè prima magari organizziamo un piano. L'ora del bordello. Ok, Fedez, ci vediamo dopo. Sì, non dire niente a nessuno. Prendiamo l'auto, torniamo qui, prendiamo Fedez. Intanto facciamo i molotov, benzina e tutto il resto. Insomma, ci prepariamo a modo. Torniamo a Fedez, alla casa di Fedez. E facciamo bordello. Ma per fare una nuova cosa insieme, cioè attenzione, Ronaldo Junior e Fedez che andranno a mettere fuoco alla Lamborghini di Sfera Ebbasta. Credo abbia la Lamborghini, non lo so, non ho idea. Perché? A quanto pare Ronaldo Junior penso piaceva Sfera Ebbasta, però ragazzi penso che da quando Fedez è venuto a casa nostra penso che Ronaldo Junior si sia legato particolarmente a Fedez, poi non ne ho idea. Però Ronaldo Junior guida bene, sennò poi Fedez va a dire a Ronaldo. Ah, parcheggeremo la Lamborghini nascosta in modo tale da non destare sospetti, in modo tale anche penso che anche qui vada bene, in modo tale che non si veda, ci sono anche gli alberi che la coprono. Ok, Fede, ci sei? Perché sono anche ritrattato, quindi facciamo una cosa veloce. Allora, ti spiego il piano. Faccio tutto io, devi solo fare la guardia e schede. Ma sarei comunque mio complice. Quindi, se finiremo in carcere, finiremo in coppia. Gang. Dare più sugo alla situazione. Fedez metterà la benzina, ragazzi. E anzi, la benzina la mette Ronaldo Junior. E Fedez lancia in moto, no? Fedez penso sia più giusto così. Perché, se no, perché faccio tutto io, poi giustamente la vendetta la vuole avere anche lui. Dai, allora andiamo. La Lamborghini sta parcheggiata di lusso. Ok, allora, a quanto pare qui è sempre aperto il cancello, però di regola dovrebbe. Non penso non ci sia nessuno in casa. Aspettate, c'è qualcuno. Non mi dite che quella è Sfera, no, ragazzi? Sembra essere un meccanico che sta aggiustando. No, Ronaldo, giù, mettiti qui. Sembra essere un meccanico che si sta dilettando nell'aggiustare una Porsche rotta, non ne ho idea. Ok, Fede sta lì, ragazzi, sta tenendo mie istruzioni a quei. Ci conviene accapottare, ragazzi, il meccanico con il mistico colpo segreto di Ronaldo Junior, in modo tale che abbiamo lo spazio libero. Quindi, Ronaldo Junior, prendi tua in corsa. 3, 2, 1, colpo segreto. Tiepa! Addio! Ho atterrato sul colpo, cioè col colpo di Ronaldo Junior, ho atterrato sul colpo del meccanico che è rimasto a bocca aperta, così. Ok, Fede, vieni! Campo libero, vieni fra! Oddio, ragazzi, ok, adesso tocca a noi. Abbiamo switchato a Fedez. Io voglio farla pagare a Sfera per avermi fatto quella la macchina, perché sono sicuro che è stato lui. Quindi, ragazzi, diamoci da fare presto, prima che sali sopra la macchina, Fede. Ce la fai? Oddio, non ce la fai. Ce l'ha fatta, sai. Ok, ragazzi, Ronaldo Junior mi ha detto di non avere paura se dovesse succedere qualcosa, perché comunque lui l'ha detto che l'ha fatto tante volte, ma non ci credo, com'è possibile? Oddio, potrei finire in galera per questa cosa. Ronaldo Junior ha detto in ogni caso che non devo preoccuparmi di farlo e basta. Quindi, porca miseria, facciamolo e basta. Perché? Oddio, ragazzi, ho paura. E se poi il leone rimane senza un figlio, o meglio, senza un padre, che cazzo sta dicendo? Non ci sto capendo niente. Ok, la benzina dovrebbe essere finita. Ronaldo Junior, io ho fatto la mia parte. Perché stai fermo lì? Dagli fuoco e scappiamo. Ok, ragazzi, ci siamo. Ronaldo Junior sta tornando. Sta tornando, signori. Dai, Fedez, vieni, allontanati perché potresti subire l'esplosione. No, dove cacchio vai, deficiente? Ma perché vai adesso al muro? Tranquillo, non viene. Ok, ragazzi, Ronaldo Junior sta per tornare. Sta per fare la sua pazzia dopo aver sparso la benzina. E uno, e due, e tre, e quattro. Erano quattro. No, ne abbiamo un altro. Lancia gli ultimi due, sono due. Vai. Voglio sentire l'esplosione! Voglio vedere l'esplosione! Fedez, scappa! Scappa, che cazzo sta andando! Ma è ritardato quel uomo lì! Fede! Oddio! È saltata! Madonna, che botto! Fede, scappa! Madonna!
Madonna! Ragazzi, non so se avete sentito il botto. Vabbè, c'è la musica di sottofondo e tutto il resto. Ma ha fatto un botto assurdo. Oddio, ragazzi, Sfera potrebbe aver sentito il botto. Fede, corri! Oddio, ragazzi, stiamo scappando. Non si sta capendo niente. Oh mio Dio, sono già arrivati i pompieri. Quello, ma quella è Sfera. È Sfera? Oh mio Dio, ragazzi, riesco a vedere se è lui. Sì, è lui, lo riconosco, dal un botto. No, via, Fede, smuoviti. Non ci deve riconoscere, non ci deve riconoscere, perché comunque siamo troppo lontani. Dove era la Lamborghini? Non mi ricordo, Rando Junior, metti. Entra dentro. Ci vede che entra. Sta arrivando. Metti in moto. Ce la fai, sì, messo in moto. Oddio, ragazzi, non so se ci ha visto in faccia. Via. Forse potrebbe averci visto in faccia, Rando Junior. Madonna, cosa? Lo sapevo che la Lamborghini, ragazzi, doveva subire danni. Cioè, avanti, se fosse rotto il paraurti, infatti si è cambiato. Andiamo arrivati a casa di Fede. Non prenderla troppo grande, ecco, perché c'è anche la sua macchina che deve portare in carrozzeria. Madonna, che avventura, signori. Pagliacci miei, Fedez sta dicendo che è stato pazzesco. Abbiamo fatto saltare in aria la Lamborghini di Sfera. Anche se, ragazzi, mi piange il cuore vedere in aria, far saltare in aria una Lamborghini. E Fedez sta dicendo che è stato pazzesco, che lo dobbiamo assolutamente rifare. Ma no, non si fanno queste cose. Non incitare Rando Junior alla violenza sulle auto. Allora, Chiara e J-Ax si stanno chiedendo il perché Fedez sia così felice, nonostante sappia che, cioè, come fai a essere felice se la tua Porsche è ammaccata, è rotta. Infatti, vabbè, quando fate più grandi ve lo spieghiamo, ragazzi. Intanto Rando Junior e Fedez sono riusciti nella loro avventura bomb. Quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto, un bel mi piace per il supporto. Iscrivetevi per non perdere tutti i prossimi video. Commentate con quello che vorreste vedere nei prossimi video, se dobbiamo aspettarci una benetta da parte di Sfera. E come sempre, ragazzi, io e Rando Junior salutiamo le ultime notifiche di Instagram. Saluto Nicolo8181, Valer2824, Rustico Francesco, Cipulo Donato e Marco Dissans. Questi sono i 5 bomberini che oggi io e Rando Junior abbiamo salutato. E fate come lui. Se volete avere la possibilità, venite qui sul Instagram, mi raccomando, venitemi a seguire, così avrete la possibilità di essere salutati da me in tutti i prossimi video. Vi basta semplicemente cercare chiocciola Real Anthony, fare segui e avrete la possibilità di essere salutati. Più facile di così non si può. Ragazzi, direi che per questo video è tutto. Fedez è felicissimo del bordello che abbiamo fatto, direi. Rando Junior, ragazzi, non vi delude mai, ricordatevelo. Come Gozzo, grazie a tutti per la visione e ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao!